essere intervenuti a questo interessante dibattito. Soprattutto sono particolarmente grato di ritrovarmi con la sorella Massananda, con la quale eravamo al teatro di Sanremo, e approfitterei di questo invito per dare qualche dato personale, come quello che ci ha permesso di incontrare alla richiesta di Oasis, la rivista patrocinata dall'arcivescovo Angelo Scola, e anche come ho avuto occasione di dire nell'intervista del sabbatico il professor Alberto Melloni, che mi ha ripreso mentre cercavo la libreria San Paolo, un altro grande convertito, il libro di Papa Francesco, intitolato, come oggi manifestiamo qui, La verità è un incontro. Il libro di Papa Francesco si intitola infatti La verità è un incontro, e a questo proposito devo dire che la prima spinta verso una mia presunta conversione, che io invece chiamerei convergenza verso l'alto, o meglio riorientamento, mi è stata data dal racconto di Thomas Mohun, quando lo fa nel suo libro Il filo del rasoio, quel filo al quale siamo costretti a camminare oggi come musulmani italiani, una minoranza pericolosa. Ora, si tratta di un occidentale che abbandona il proprio paese per andare fino in India in ricerca di quella che René Guénon, dal quale ho preso il nome quando avevo 25 anni, il primo nome islamico il giorno della sua morte, nel 51, che lui chiamerebbe la richiesta della realizzazione spirituale, possibile soltanto all'interno di una forma tradizionale, come quelle appartenenti alla tradizione primordiale. Con questo termine, René Guénon intendeva l'origine della successione temporale di tutte le rivelazioni dell'unico Dio, chiamate appunto religioni, da religo, ricollegarsi, in quanto permettono appunto all'uomo di ricollegarsi a lui, e delle quali l'induismo costituisce proprio storicamente il primo anello storico, che sfocerà finalmente anche nelle tre rivelazioni del monoteismo abramico, che con un gioco di parole potremmo intendere appunto come, se Ansanam, la sorella, non lo permette, non brahmaniche, che sono costituite appunto da ebraismo, cristianesimo, islam, parola quest'ultima, come è stato detto, che indica la sottomissione alla volontà di Dio. E all'inizio dell'anno, in occasione del 28° anniversario dell'incontro di Assisi del 1986, al quale ero stato invitato da Giovanni Paolo II, oggi San Giovanni Paolo II, a conclusione dell'invocazione alla pace, ho voluto ricordare che le persone della Santissima Trinità traggono tutta la loro realtà dall'ineffabile al quale si rivolgono, verso di lui. E infatti anche la traduzione letterale del termine arabo Ilahu, il professore De Benedetti ci direbbe Elohim, che è anche la desinenza della chiusa nel nome di Allah. Ora, per ovviare all'obiezione rappresentata dall'ortodossia cristiana orientale, forse qualcuno di voi potrebbe essere tentato di dire che anche l'induismo possiede una concezione trinitaria, che si esprimerebbe naturalmente nelle tre persone di Brahma,
Shiva e Vishnu. Ma in realtà ogni indù ha ben presente che l'assoluto, e cioè il Brahman con l'N finale, il Brahman supremo senza qualificazioni, Nirguna, così come Allah nell'Islam, che pur si manifesta anche per mezzo dei suoi 99 altri nomi, corrisponde a quell'unico Dio metafisico al quale solo si rivolgono Ilahu, Elohim, tutte le religioni ortodosse e pertanto almeno intrinsecamente universali, versus uno. E del resto l'induismo stesso, con la figura finale del Kalki Avatar, è proprio lui a preparare l'attesa messianica della seconda venuta di Gesù, su di lui la pace, e a ricordare a noi tutti, indù, scinto, buddisti, ebrei, cristiani e musulmani, il momento escatologico che dovremmo saper attendere in un mondo che oggi, più che mai, manifesta quelli che ancora una volta reneghino, lo Sheikh Abdallah Yahya si è insegnato a riconoscere come quelli che sono i segni dei tempi. E grazie. Grazie mille, le continuiamo. Quindi questo riconoscimento per i meriti acquisiti nell'ambito del dialogo interreligioso e della testimonianza della dimensione più universale dell'Islam.